La città di Pesaro è pronta per accogliere i Maneskin, domani l'appuntamento con il loro concerto, la data che aprirà il loro tour 2023 tra i palazzetti, con l'ultima data che sarà il 5 maggio al Mediolanum Forum di Milano. I Maneskin sono in questo momento dentro all'interno della Vitrifrigo Arena per le prove di rito prima del concerto di domani sera. La città di Pesaro è pronta, ormai non vede l'ora per un appuntamento che aspetta da oltre un anno, come lo stesso presidente di Aspes Luca Pieri, che ci testimonia la sua emozione davanti a questo importante concerto che ospiterà la città di Pesaro. Diciamo che era un concerto programmato dai tempi della pre-pandemia, poi purtroppo la pandemia ha fatto spostare il tutto e finalmente siamo arrivati. Un concerto tanto atteso, sold out, che conferma realmente le potenzialità della struttura Vitrifrigo Arena, che è un contenitore importante, fondamentale per il territorio, perché attira eventi di questo genere che, oltre a portare tanta gente, quindi a far bene l'economia turistica della città e del territorio, fa promozione, perché sono giorni e giorni che il nome di Pesaro, insomma, della nostra città, della struttura stessa, circola e viene veicolato sui media nazionali ed anche internazionali, e questo concerto fa sicuramente bene alla nostra città. Ha parlato di sold out, quanti fan sono attesi domani? Ha il numero massimo che supera le 9.000 persone, quindi diciamo che ci sarà tanta gente. Abbiamo visto che già in queste ore, in questi giorni, ci sono persone che sono arrivate sia da fuori Pesaro, insomma dall'Italia, ma anche persone che arrivano dall'estero proprio per assistere a questo spettacolo che, come ricordo, è in anteprima, perché è la data, di fatto la data zero. In questo momento il gruppo sta provando all'interno dell'arena quello che è l'allestimento dello spettacolo, e dico la verità, ne vale veramente la pena, sarà lo spettacolo degli spettacoli. Quale sarà il programma di domani? A che ora apriranno i cancelli? I cancelli 19, così come l'apertura delle porte, quindi l'ingresso all'interno dell'arena sarà alla stessa ora, poi lo spettacolo alle 21. Chi vorrà acquistare un biglietto last minute sarà possibile oppure no? Se ce ne saranno, ma dubito fortemente che qualche biglietto possa tornare indietro, insomma, sì, il botteghino è qui, ma come dico, con fortissimi dubbi.